Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come ogni venerdì video serale, perché sono terminati i toti, ci lasciano le carte più attese dell'anno e inizia una nuova promo, quella dei Future Stars, o meglio la promo delle stelle del futuro, i giovani che dovranno dominare il calcio mondiale nei prossimi anni. Sono uscite delle carte incredibili per questo Team 1, alcune secondo me celano un po' delle insidie, quindi in realtà andiamo a vedere, poi oggi ci facciamo questa bella preview e nei prossimi giorni usciranno anche le testate di questi giocatori sul campo, perché tramite un account me li andrò a provare singolarmente. Quindi mettiamoci comodi e andiamo a vedere queste stelle del futuro. Primo clamoroso che abbiamo davanti a noi è Bellingham, che non solo becca un aumento statistico in tutti i reparti allucinante, perché prende più 8 di velocità, più 9 di tiro, più 8 di passaggio, più 8 di dribbling, più 7 di difesa e più 9 di fisico, ma si becca anche la terza skill abilità che prima non aveva, perché quindi da 3-4 passa a 4-4. Già per quello che è il rendimento della versione 84, io vi dico tenetevi forte, perché questo rischia di essere veramente un crack. A rendimento alto alto è altissimo, perché 1,86 m, quindi in mezzo al campo lo sentite, è veloce, ha un gran tiro, ha dei passaggi della Madonna, è agile, è equilibrio, ha reactions, ha freddezza, ha delle statistiche difensive, in particolare il 90 di mentalità e il 90 di intercettazione che lo rendono incredibile, 97 di aggressività e 97 poi anche di resistenza con 85 di forza. Ragazzi, questo è una roba, è un cheat code. Cioè, se questo rende almeno la metà di quello che c'è su questa carta, è incredibile. Tra l'altro, feticismo di quelli della EA che mettono tutti i giocatori con la linguaccia, ultimamente Ronaldo, Jorginho, Stu Bellingham. Va bene, quindi questo sicuramente vedrete già probabilmente la review tra sabato e domenica, perché domani in live lo testerò. Veramente stra promosso, costa un po' tantino perché andrà in hype, un po' come andò in hype Camavinga l'anno scorso, però carta veramente sensazionale. Così come una carta sensazionale, Aurélien Tchouaméni, un altro giocatore pazzesco che passa anche qua, in questo caso da un 3-3 a un 4-3, quindi guadagna una stella di skill che male non fa, diventa una sorta di De Jong. Stats della Madonna anche per Tchouaméni, prende più 6 di velocità, più 6 di tiro, più 5 di passaggio, 5 dribbling, 6 di difesa e 6 di fisico, per cui arriva a 82 di scatto e 85 di accelerazione. Abbiamo poi un discreto tiro, dei passaggi incredibili, 91 il corto, 91 il lungo, 86 di agilità, 82 di equilibrio, che già qua magari iniziamo ad avere delle piccole lacune, 90 di reactions, tanta roba alle stats difensive, ovviamente 88 di mentalità, 90 di intercettazione, 90 l'aggressività, 93 la forza, 96 la stamina, quindi simil Bellingham praticamente, ancora più ibridabile perché francese di Ligue 1, 1,87 m, alto alto anche per lui. Mi spaventa solamente quello che potrà essere appunto la sua agilità in game, visto l'altra versione che risultava un po' piantato, però ragazzi, cioè, queste due almeno sono delle carte veramente clamorose che proverò a tutti i costi per darvi un feedback appena usciti e per capire se vale effettivamente questa spesa. Altra carta molto interessante è quella di Vlahovic, perché da 3-3 passa a 4-4, quindi più 1 sia in mosse skill che piede debole, più 4 velocità, più 3 tiro, più 3 passaggio, 5 dribbling, 5 difesa e 4 fisico. Neanche un aumento statistico così importante. Diciamo che è un similibra, no? Perché un giocatore di 1,90 m ovviamente non ha la quinta skill. Mi spaventa un po' il suo body type, che è un body type high average, che palla al piede potrebbe un po' penalizzarlo, visto anche il 93 di forza. Peccato, perché ha un 92 di agilità, un 90 di equilibrio e un 93 di reactions, che secondo me saranno un po' falsati poi all'interno delle partite. Ha un gran tiro, ha anche un discreto passaggio corto, quindi per una Serie A può anche essere testato, però vi dico, non vi aspettate probabilmente grandi cose da questo Vlahovic, che rischia di essere uno dei tanti attaccanti che vorrebbero ma purtroppo non possono per via del loro fisico troppo importante. Altra carta molto interessante è questo Smith Rowe, perché ha 4 di skill e 5 di piede debole, alto alto il rendimento, 1,82 m, quindi può essere giocato, già vi dico, grazie alla sua velocità come esterno a destra. Poi ha degli ottimi passaggi, ha un ottimo tiro, infatti 87 di finalizzazione e 91 di potenza, ha 88 di agilità, 89 di balance, 87 di reazioni, ha
89 di stamina, 81 di forza, quindi non viene penalizzato neanche in quello che è il suo, in quello che è il suo rendimento palla al piede. Questo qua può essere tranquillamente giocato anche da seconda punta stile Beyeder, quindi giocatore con il quale cercate tanto i micromovimenti per poi rilasciare conclusioni di destro o di sinistro per disorientare l'avversario, visto che appunto il 5 di piede debole gli dà una mano. Veramente interessante questo Smith Rowe. Così come molto interessante per una Serie A anche Damsgaard, perché si è beccato un aumento rispetto alla carta base, ovviamente della Madonna: 9 di velocità, 15 di tiro, 13 di passaggio, 11 di dribbling, 12 di fisico, 13 di passaggio. Quindi in questo caso che cosa... di difesa e 13 di passaggio, che cosa succede? Succede che abbiamo un giocatore pazzesco, perché 1,80 m, 4-4 anche lui, velocissimo, con un buon tiro, degli ottimi passaggi, di un'agilità incredibile, 87 di stamina, 77 di aggressività. Questo qua va a fare degna concorrenza a tutto il reparto di sinistra di una Serie A, i vari Insigne eccetera eccetera. Per me può valere la pena di provarlo, visto anche il rapporto qualità-prezzo. Vedo un price range non elevatissimo, quindi può sicuramente andare a imporsi questo Damsgaard all'interno dei nostri team. Così come è un'ottima carta anche questa di Konaté, che però, vi dico, prende sì più 7 di velocità, più 2 di tiro, più 7 passaggio, 6 dribbling, 7 difesa, 7 fisico, tutto molto bello. È rapido, ha degli ottimi passaggi, ha anche una discreta agilità e un'ottima reaction, stats difensive sopra la media, incredibili, 87 di aggressività e 93 di forza, ma. Lo proveremo, ma questo rischia di essere uno dei tanti, uno degli ennesimi difensori con un'altissima velocità in un mercato di foot che ne vede tanti. Quindi occhio a questo Konaté, anche se lui per esempio ha anche un body type bello importante in game, lo sentite, quindi potrebbe essere molto valido. Va a fare un po' concorrenza diretta al Joe Gomez, infatti credo che il prezzo sarà anche abbastanza alto, perché francese è Liverpool di Premier, quindi non vi dico neanche. Occhio a questo Konaté, perché potrebbe essere la prima trappola di questa squadra. Così come non mi sento di consigliare questo Porro, per la gioia di Danjolf, che costerà 2 lire visto il price range. E sì, veloce, e sì, un buon passaggio, tutto quello che vi pare. Ha delle anche discrete stats difensive, ma è spagnolo, del campionato portoghese. Insomma, faccio fatica a pensare a come ibridarlo. Sinceramente, con tutte le carte che ci sono buone in quel reparto, non mi andrei a prendere questo Porro. Mateus Cunha invece, carta molto simpatica, perché è un 4-4, prende più 8 di velocità, più 9 di tiro, più 10 di passaggio, 8 dribbling, 8 difesa e 11 di fisico. Viene penalizzato neanche tanto dal 1,83 m, perché ha comunque 77 di forza, pecca un po' in reactions ed equilibrio, però poi ha 93 di agilità e 90 di freddezza, gran tiro, passaggio corto ottimo e lungo un po' meno. Giocatore molto interessante da poter provare sia da seconda punta ma anche sull'esterno, valutando nello speed boost, vista la moria di vacche che c'è in Liga Santander, questo potrebbe tornare abbastanza comodo. Gonçalo Matias Ramos, giocatore anche in questo caso del campionato portoghese, che sinceramente ho poco da dire, 3 di skill, 4 di piede debole, insomma non saprei cosa farmene di questo Gonçalo Ramos. João Pedro, che non è il João Pedro che conosciamo, potrebbe essere sfizioso, guardate qua, 15 di velocità, 16 di tiro, 15 di passaggio, 16 di difesa, 16 di fisico e di dribbling, 16 di fisico e 8 di difesa, 4-4, 1,82 m, body type di quelli interessanti per questa carta, ha 80 di forza ma non mi spaventa tantissimo, è molto rapido, un tiro che non è eccelso ma è un buon tiro, un passaggio corto al limite, agilità 91, reactions 87, composure, quindi la freddezza 87. Questo potrebbe essere un'alternativa, diciamo, basso costo per i vari Gabriel Jesus e tutti questo tipo di giocatori che sono presenti in Premier League. Quindi ti dico, non male questo João Pedro, anche qui probabilmente da testare. Evan Dica, anche qua, stesso discorso un po' di Konaté, l'ennesimo difensore veloce, soprattutto in Bundesliga, dove ce ne sono una marea, deve un po' ancora uscire Klostermann, quindi nulla di nuovo, ecco, sotto questo punto di vista con questo Dica. Trincao invece è un ottimo giocatorino, peccato per il 3 di piede debole, però anche qua
magari se ve lo ritrovate tra le mani come esterno ci può stare. Secondo me non lo andrei a prendere, ovviamente, perché comunque su quell'out di destra, soprattutto in Premier League, c'è tanto materiale. Se vi serve un treviede debole, a quel punto prendete il furetto Salah, visto che questo è 1,83-1,82 di forza e rischia di essere un po' appesantito in termini di body type. Cody Gakpo, 4-4, esterno olandese, che devo dire è interessante, anche se 1,89 e ha 83 di forza e 81 di reactions e 89 di agilità. Per fargli fare il cavallo selvaggio non è proprio così male, visto che andrà a prezzi molto bassi. E attenzione, perché settimana prossima uscirà Gullit, ossia Gravenberg Future Stars, da quello che si vocifera. Quindi questo potrebbe tornare comodo anche in termini di ibridabilità con quel Gravenberg lì. Quindi occhio se vi ritrovate questo Gakpo tra le maniche, però c'è anche un body type pessimo ai get average, quindi occhio, però non si sa mai. Concludiamo con l'uomo bot, Botman, che è l'unica carta Future Stars che è stata in grado di prendere un più 10 in velocità e rimanere sotto l'80, quindi sinceramente parla abbastanza per sé questo, oltre che poi di Ligue 1, dove c'è veramente una quantità industriale di giocatori, e quindi bello next il buon Botman. Quindi raga, fatemi sapere cosa ne pensate di questi Future Stars, quale volete che vado a provare nelle review che vedete poi qua nei prossimi giorni. Vi ricordo che nell'evento dei Future Stars ci sono anche i token, quindi fatevi le vostre SBC, andranno ad inserire poi a breve, penso settimana prossima, le sfide per poter riscattare con i gettoni dei premi che vi lascio in descrizione in un articolo, nel quale trovate anche giornalmente tutti i token che escono e dove sono usciti. Quindi tenete come Bibbia quel link, perché vi torna stracomodo, veramente. Grazie agli amici di Footy Universe per averlo fatto. Vi ricordo in descrizione i vari link per la piattaforma Viola, dove streamo ogni giorno, i miei partners. A me non resta che altro che augurarvi una buona serata. Un saluto da Nari Berossi.